Cari amici di Blu e Verde, oggi ci troviamo all'Orrido di Bellano. Malgrado il nome è un posto incantevole, sembra davvero un posto fatato. Il classico posto dove la natura diventa veramente magia. Ci scusiamo per il rumore, ma chiaramente è la cascata dell'Orrido che riesce così, con il suo rumoreggiare, a creare un'atmosfera davvero incredibile. Rimanete con noi. Il rumore era davvero assordante, siamo dovuti uscire, ma parliamo ora di un progetto importante legato proprio all'Orrido di Bellano, Orrido 2.0. Sì, il nostro Orrido è il gioiello di Bellano, è un monumento naturale capace di generare ogni anno più di 60.000 visitatori. Ha bisogno però di molte cure, tra cui la ristrutturazione completa della Ca' del Diavolo, che è una torre affascinante e ricca di mistero e leggende, e l'allungamento delle passerelle, pensiamo di triplicarle addirittura per rendere ancora più coinvolgente la visita al nostro gioiello. Insomma, nel progetto fra l'altro ci sarà proprio anche la riproposizione di tutte queste leggende attraverso i filmati, attraverso storie e quant'altro. Qui, tra streghe, fate e diavoli, dall'Orrido di Bellano è tutto Blu e Verde. A Bellano non potevamo non incontrare un bellanese doc, quello che è uno dei più apprezzati scrittori italiani degli ultimi anni, Andrea Vitali, e da una penna sopraffina come la sua farci consigliare su come andare alla scoperta di questi luoghi. La prima, forse l'unica cosa che mi sentirei di consigliare, è di prendersela con calma, perché come tu ben sai questi sono posti piccoli, a volte infinitamente piccoli, e vanno scoperti con calma, non ci si può permettere un'esagerata velocità, altrimenti corri il rischio di passare in macchina e di non accorgerti nemmeno che questi posti esistono. Dopodiché si compie un piccolo miracolo, come capita nella realtà a molte persone, cioè quello di cominciare ad amare questi posti e a volte a farli diventare il primo luogo di residenza della vita quotidiana. Ecco, spesso qui si usa anche così frequentare delle sagre, delle feste, dei momenti proprio di aggregazione. Sì, devo dire, io non sono un gran frequentatore, diciamo, di sagre o di feste. L'unica che mi si è incistata profondamente nell'animo è la sera della Pesavegia, chiamiamola sagra, festa, quel che si vuole, perché è una festa che mi ha suggestionato, a me come a tanti bambini, sin da piccolo. Risalirebbe all'epoca della dominazione spagnola sul lago di Como, quando il reggente spagnolo decise di introdurre un nuovo sistema di pesi e misure su tutto il lago, creando imbarazzo nei commercianti. Insomma, è andata a finire che una delegazione di questi commercianti si è avviata in barca, naturalmente, verso Como per chiedere al governatore spagnolo di tornare ai vecchi pesi e alle vecchie misure, il che avrebbe ristabilito una certa correttezza, diciamo, nel commercio. E dopo un po' di giorni di attesa tribolata, la barca tornò, e non tornò sola come cantava Carosone, ma tornò carica, diciamo, di questi messi che portavano la notizia tanto attesa, cioè che la pesa vegia, la pesa vecchia, il peso vecchio, i vecchi sistemi di metro e misura erano stati ripristinati, e quindi è andato a finire tutto poi a traluce e vino, come si usa, insomma, grande festa, e questa è rimasta nella memoria tradizionale del paese. Ma è vero che arrivano anche dai paesi qua vicini, perché tanti paesi qua intorno sono paesi anche montani, no? E molto carini e caratteristici. Sì, naturalmente, essendo
Bellano chiuso tra lago e montagna, diciamo immediatamente alle sue spalle si sale verso Lezzano, famosa per il santuario e per il miracolo della Madonna che pianse lacrime di sangue, la Val Muggiasca, che è una delle valli che io prediligo, gli alpeggi. Il ritornare in questi posti è un ritornare, vorrei dire un ritornare bambino, anche se è banale, ma è comunque un ritornare all'indietro nella memoria, nei ricordi, e a ricordo si aggiunge ricordo, perché ogni frequentazione è un momento che io fotografo e che resta quindi nella memoria. Cari amici, adesso vi porto in un posto davvero particolare e molto curioso. Il nome dice già tutto, la Ca dei Radio Vecch. Sì, qui troveremo una collezione di radio e televisioni d'epoca davvero interessanti. Buongiorno signor Giampaolo, grazie per averci invitato. Adesso vedremo insieme delle radio davvero incredibili. Radio, televisioni. Un vero e proprio museo. Signor Giampaolo, da quanto tempo lei colleziona questi oggetti davvero incredibili? E ci vuole far vedere qualcosa davvero particolare? Questa è la prima radio di Marconi. Nel 21 era in America, nel 27 è stato andato in Inghilterra e ha sposato l'inglese. Questa è la prima Telefunken con l'altoparlante in pelle d'asino. Davvero incredibile. Ma poi vediamo tante altre cose, perché per esempio ci sono radio anche del periodo fascista, ci sono anche radio che hanno addirittura una sorta di piccola tenda sopra. Sì. Orologio, radio e abat-jour, lo vede qua, non ce l'ha nessuno. Questo è l'orologio Littorale, è un pezzo unico che non vede da nessuna parte. Radio Balilla, queste qua sono le famose radio che venivano messe nelle scuole per far sentire la voce del popolo. Signor Giampaolo, siamo nel reparto dei grammofoni, tanti e tutti molto particolari e molto belli. Questo qua è quello di Edison, a rulli di cera, che praticamente è del 1896. Ma lei dove è riuscito a ritrovare tutte queste bellezze? Un po' nei solai, un po' li ho comprati. Ma qui addirittura passiamo dai grammofoni ai famosi giradischi. Questo è il giradischi da Pinnick. Questi sono giocattoli per bambini. Dopo passiamo a tutti i giradischi di ogni tipo. Lo vuol sentire andare? Non mancano neanche i televisori. Questo è il primo televisore del 49 e questi sono tutti i primi televisori. Cari amici, non possiamo mostrarvi tutti i pezzi perché sono veramente tantissimi. Noi vi invitiamo qui alla Ca dei Radio Vecch a vedere tutto quello che è esposto. Vi ricordo ancora una volta che qui c'è la vera e propria storia della radio e televisione. Una mostra importante per un artista importante. Parliamo di arte, lo facciamo con Velasco Vitali, curatore della mostra di Giancarlo Vitali fatta a Milano. Parliamo di quella che è l'anima vera e propria di questo artista, che sicuramente ha portato dentro di sé i sapori di questo lago. Ha portato dentro di sé i valori e le radici di questo lago. L'anima della mostra è il lago, il paese, nello specifico il paese e la sua famiglia e la famiglia. È un tema che ha interpretato perfettamente e in maniera profonda anche Peter Greenaway, che ha interpretato il mondo di Giancarlo Vitali partendo dal lago di Como e quindi da degli elementi specifici del paese, per riconfigurarli con una cifra, direi, internazionale, comprensibile a livelli più ampi. E quindi parlare di amore, parlare di radici è
un modo per riconoscere un'identità. Ecco, ma voi vi aspettavate questo successo veramente incredibile per questa mostra? Beh, ci sono degli ingredienti molto forti, perché il risultato più insperato è stata proprio la risposta di certa stampa internazionale. Tu sei stato curatore della mostra, ma sei anche un artista. Quanto ha influito tuo padre sulla tua arte? Ricordiamo che tu sei un pittore e scultore. È l'imprinting, quindi dove e in quali sfaccettature non lo so. È chiaro che chi guarda la mia arte forse lo può intravedere. Io come artista lo riconosco. Avete pensato di fare qualcosa insieme, tu e tuo padre, proprio a livello artistico? Non l'abbiamo mai pensato e l'abbiamo sempre rifiutato tutte le volte che ci è stato proposto. Direi che questa è stata l'occasione migliore per fare qualcosa insieme, anche se in ogni sua mostra, perché sono quattro le sedi in cui si è svolta tutto il progetto, a Palazzo Reale, a Castello Sforzesco, Casa del Manzoni e Museo di Scienza e Storia Naturale. In tutte le sedi c'è un mio segno. Perciò un riconoscimento delle anime. È una bella domanda. Io mi sono limitato alla pittura e oltre non ci so arrivare. Siamo a Biosio, questo meraviglioso uliveto a picco sul lago. Devo dire che qui esiste un frantoio dove c'è una sorta di piccola quantità di olio, ma buonissima. E non solo, anche il miele, vero? Sì, è vero, dal 2006 ho realizzato questo frantoio in collaborazione con la comunità montana e qui produciamo gran parte dell'olio DOP del lago di Como. Inoltre da quest'anno ho iniziato anche una piccola produzione di miele. Con quanto amore si riesce a fare questo tipo di prodotto? L'amore è tanto, soprattutto perché quello che è veramente tanto è il lavoro, quindi riusciamo a sopperire il lavoro così intenso proprio per la passione e la gran voglia di riuscire a fare un prodotto veramente di alta qualità. Beh, voi avete tra l'altro gli ulivi proprio qui vicinissimo, avete questo terreno meraviglioso, come dicevamo prima, a picco sul lago. Anche questo fa parte un po' del fascino di questo frantoio. Certo, infatti quello che ci proponiamo sempre di un po' vendere, diciamo, la gente non è solo un prodotto di alta qualità, ma anche un territorio così affascinante e così emblematico. Proprio questa mattina sono andati via dei thailandesi, ma sono arrivati australiani, americani e un po' da tutta Europa, quindi richiama molta gente il nostro lago e questi posti. Da Biosio saliamo ancora, fin sulla cima delle montagne che dominano l'Alto Lago, un tragitto in mezzo ai boschi che ci porta davvero in un angolo di paradiso. Un panorama davvero da togliere il fiato. Adesso noi chiediamo subito al presidente dove ci troviamo in questo momento. Ma siamo sul territorio di Vendrogno, nell'alpeggio di Camaggiore, siamo a una quota di 1200 metri e in questo momento siamo proprio al Canton della Brewa, perché indubbiamente c'è un gran vento, però è un panorama davvero incredibile. Cosa possiamo vedere? Da qui possiamo comunque vedere tutto il centro lago, parte del lago di Lugano e anche un pezzettino del versante sia lecchese che comasco. Insomma, è una delle viste più suggestive che interessa il nostro territorio, insomma, ecco, per cui vi invito proprio a venire a visitare questo alpeggio, perché merita di essere visto e gustato. E dopo aver visto questo incantevole panorama, noi scendiamo perché andremo a Vendrogno, dove troveremo il Museo del Latte e la Chiesa di Sant'Antonio.
siamo al Museo del Latte di Vendrogno, dove sorgeva l'antica latteria sociale. Signora Nereide, ci vuole raccontare un po' quando nasce la latteria sociale di Vendrogno e perché poi diventa museo? Dunque, la latteria nacque nel 1932, fu chiusa nel 1981. Chiusa la latteria, parte la storia del museo. Sì, esattamente, grazie ai volontari di Vendrogno. È vero che in questo museo si trovano veramente tantissimi particolari d'epoca, strumenti che si usavano per fare appunto latte, burro e formaggio. Certo, sono autentici dell'epoca, non c'è niente di nuovo, tutto dell'epoca. Abbiamo le ramine, abbiamo la zangola, abbiamo le formine del burro, abbiamo le secchie, abbiamo le bilance. Praticamente questi attrezzi venivano usati quotidianamente proprio per produrre latte e formaggio. Produrre latte, formaggio e burro. Interessante è capire un pochino come funzionava. Noi abbiamo qui per esempio qualcosa che riguarda, se non sbaglio, il formaggio, vero? Sì, questa è una fascera. Una volta messo il latte nelle caldaie, si portavano in ebollizione 35-40 gradi, una volta formato il formaggio, il casaro con questo telo scendeva, metteva un angolo in bocca e tre nelle mani, scendeva, prendeva la palla di formaggio, la metteva nella fasciera, stringeva, chiudeva i quattro lembi e veniva messo questo masso per far uscire il siero. Noi invitiamo tutti a venire anche perché ci sono veramente degli oggetti affascinanti che si sono persi proprio così nella memoria del tempo, no? Lei mi parlava per esempio delle scarpe che usavate voi da bambine, no? Durante il periodo invernale, quando chiaramente la latteria era aperta. D'inverno, quando c'era giù il ghiaccio, si usavano queste zoccole ferrate, naturalmente perché c'era giù ghiaccio, perché gli scarponi non tutti potevano averli perché costavano. E questo serviva proprio per non scivolare? Per non scivolare sul ghiaccio, esatto.